clienti, debiti verso BPM, debito verso l'impresa, poco cambia, no? Cosa succede se questo debito non viene puntualmente pagato? Perché magari in una rappresentazione dissimulata della situazione finanziaria io ho erogato pensando che il rapporto rata-capacità di restituzione della rata fosse idoneo e in realtà mi hanno omesso di rappresentarmi che nel cassetto fiscale c'era il mondo verso Equitalia, che c'erano già N finanziamenti di questo tipo pendenti, che c'erano già N debiti verso il Comune di Milano, metropolitana milanese nel caso di specie, per l'erogazione del servizio idrico e dell'acqua. Sto parlando di quelle macro voci che fanno volume, o i contributi del custode non pagati. Succede che qualcuno potrebbe arrivare prima. Nonostante tutte le firme che voi andate a riportare all'interno dei vostri contratti, non essendoci un'iscrizione di diritto reale, quale potrebbe essere un'ipoteca di primo grado sulla casa del custode, che potrebbe essere una casa di proprietà condominiale, lo vedo uno dei pochi casi in cui il condominio potrebbe addirittura erogare un mutuo ma necessiterebbe dei mille millesimi, allora si potrebbe fare in quei rari casi da 6, 7, 8 persone condomini che poi probabilmente il finanziamento non lo chiederanno e non certo dove hai 50 unità immobiliari. Allora voi dovete sapere che bene o male siete sempre nello scenario dell'articolo 63. Cosa dice l'articolo 63? Dice che il creditore, e non parla di fornitore, parla di creditore, ha diritto di agire nei confronti del condominio, ma o il condominio ha un suo patrimonio, ed ecco che un rendiconto condominiale post riforma deve essere in grado di rappresentare il patrimonio, e voi l'avete valutato prima, avete visto che è un condominio strutturato. Se andiamo nella zona San Siro, dove c'è lo stadio a Milano, ci sono una parte molto popolare, ma una parte con condomini che hanno le piscine sui tetti, che hanno i campi sportivi, insomma è ben diverso. Erogare un finanziamento a un condominio che ha una scala e un ascensore, erogare un finanziamento a un condominio al quale potete fare un pignoramento di bene mobile come il motore della piscina, perché in quel condominio voi non lo farete per mandare all'asta il motore della piscina, ma è talmente denigratorio per la signorilità dello stabile che questi la rata straordinaria che il giorno prima non hanno emesso, il giorno dopo la emettono per mantenere il decoro che il condominio merita di avere, un elemento deterrente. Ecco che il patrimonio condominiale non è privo di valore. Ha un senso erogare un finanziamento a un condominio patrimonializzato o a un condominio sostanzialmente privo di patrimonio. Perché ha senso? Perché il 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, sono tutte quelle norme attuative che trovate in fondo al Codice Civile, no? Dice che il creditore insoddisfatto può agire verso il condominio, quindi pignorando il conto corrente condominiale, agendo su eventuali crediti che il condominio avesse verso, non so, la Regione Lombardia deve erogare il contributo per aver trasformato la centrale termica. Io ne vengo a conoscenza tramite un rendiconto ben fatto, pignoro il contributo, faccio un pignoramento presso terzi. Però dice, attenzione però, che se i condomini li chiama coobbligati, obbligati al pagamento delle rate, li chiama il codice. Se i condomini coobbligati sono in regola, voi il loro patrimonio personale, la loro casa, il loro conto corrente, non lo potete toccare mai, mai, fino a quando non avete escusso, principio della preventiva escussione, tutti i condomini non in regola con i pagamenti. Quanto dura una procedura esecutiva e quindi l'escussione nei confronti di un condomino oggi? Milano, 7 anni, parlo dalla nascita della morosità alla vendita all'asta dell'immobile, 7-9 anni. E ve la vedete la banca che per 7-9 anni deve rincorrere i fantasmi, cioè quelli che tanto non pagheranno mai, soltanto per poter superare l'ostacolo e andare a aggredire i condomini che diventano in regola con i pagamenti, che magari nel frattempo hanno venduto, ma questo è un dettaglio perché in 9 anni succede di tutto. Per poi aspettare altri 7-9 anni, magari questi invece i soldi sul conto li hanno, gli fai il decreto ingiuntivo e tremano e pagano, sì, perché dipende. Però 2-3 anni magari li aspetti comunque. Quindi andiamo a dilatare. Ecco perché vi dico che il valore di una preventiva valutazione fatta bene è altissimo. E torno a ripetere, bisogna vendere questi prodotti. Quindi non deve essere un ostacolo quello di cui vi sto parlando. Però la credibilità nei confronti delle banche transita attraverso
questa lettura, perché credo che bisogna durare nel tempo, no? No, ma difatti, guarda, mi fa piacere che dica questo Ivan, perché tra l'altro ci conosciamo oggi, sì, certo, ma poco prima che veniste voi ho proprio parlato in questo senso, nel senso che in questo momento come amministratore di questa azienda